Il paesaggio è davvero un'arte? L'Italia è stata privilegiata in maniera speciale, come noi tutti crediamo? Lo vedremo oggi. Già ci eravamo ripromessi, abbiamo Luoghi dell'Infinito di questo mese di febbraio che volge al termine sotto gli occhi e tra le mani naturalmente, con uno speciale, l'arte del paesaggio, che ha una copertina già di per sé strepitosa. Pensate che questo è solo un dettaglio di un celeberrimo dipinto di Ambrogio Lorenzetti nel cuore del 300. La grandissima civiltà toscana aveva Siena come uno dei suoi punti focali. E l'arte del buon governo, allegoria appunto celeberrima da secoli, da allora, è celebrata da Ambrogio Lorenzetti anche nella qualità del paesaggio. Quindi già questa copertina che abbiamo visto e che torniamo a guardare ci dice moltissimo. Poi riguardo alla soglia della natura, quello davvero che spesso, e lo vedremo ancora più tardi con altre immagini, ci lascia a bocca aperta per il suo splendore, ecco che anche il tempo riappare, il tempo che però davanti a capolavori dell'arte sembra allontanarsi, sembra avere una dimensione completamente diversa. L'arte del paesaggio, questa presa d'atto, come vedevamo alla fine della puntata scorsa, che in realtà una volta il paesaggio neppure era preso in considerazione, anche se era sotto gli occhi di tutti. E invece Sergio Givone, un filosofo contemporaneo, ci dice come la terra abbia bisogno del tempo della cura. E guardate che fotografia! Sicuramente il colpo d'occhio vi avrà rimandato magari proprio a un quadro astratto, a un quadro dei nostri giorni. E invece si tratta delle Crete Senesi, proprio quella Siena di cui vi parlavo un attimo fa e di cui appunto non ci stancheremmo mai di parlare quando si tratta di capolavori paesaggistici, ma soprattutto naturalmente di capolavori che celebrano la fede, le verità della nostra fede, la celeberrima maestà di Duccio. Insomma, oramai l'avrete capito che questo nostro programma serve anche ad appuntarci mentalmente o magari anche per iscritto dei luoghi imprescindibili della nostra civiltà cristiana. Ritornando a questa riflessione in apertura di questo numero speciale, è interessante scoprire con Sergio Givone, quindi con uno che di professione pensa sul reale, che le ferite della natura causate dal possesso si sanano a partire dalla contemplazione. Nella visione cristiana, sentite che punto di vista particolare, inedito, il paesaggio assume una connotazione particolare attraverso il presepe. È questo infatti la sua vera, prima, grande e importante rappresentazione, perché nel presepe la terra è vista come il luogo in cui divino e umano si incontrano e si percepisce la verità e l'essenza vera della vita. Inoltre nel presepe la terra è intesa a casa che l'uomo abita in modo corale, insieme con tutti gli altri uomini e aggiungeremmo anche gli animali. Col tramonto del Medioevo la natura torna ad apparire altra, distante, estranea. All'inizio del XVI secolo si va verso il disincanto, l'allontanamento, la secolarizzazione. Difficile pensare che possa mancare Leonardo quando si parla di paesaggio che viene istoriato, che viene immortalato. Quanto è bello questo aggettivo. E infatti Maria Antonietta Crippa ci ricorda che lo sfondo divenne protagonista
protagonista, e ce n'è proprio di ben donde con Leonardo. Questo è un semplice paesaggio con fiume del 1473, un disegno preziosissimo, ma un semplice disegno custodito agli Uffizi di Firenze. Con Leonardo il paesaggio, prima naturale e poi urbano, assume la rilevanza di soggetto. E andiamo ancora avanti. Qui siamo all'inizio del 1600 con Peter Bruegel il Giovane, un paesaggio invernale dove distinguiamo anche i pattinatori e un gioiello custodito all'Hermitage, quindi a San Pietroburgo. E siamo naturalmente in Russia, mentre tutti avete già riconosciuto il grande Giotto e soprattutto la figura di Francesco d'Assisi che parla agli uccelli con questo, con la chioma di quest'albero di questo colore così tenue, così ben riprodotto nelle pagine appunto dei luoghi dell'infinito. Inutile ricordare che siamo nella Basilica Superiore ad Assisi e che sicuramente quel Francesco d'Assisi è come un po' tutti lo immaginiamo, anche se magari abbiamo avuto modo di vederne altre rappresentazioni, altre fattezze, forse secondo i filologi e più rispondenti alla realtà. Ma qui c'è da correre, c'è da voltare pagina e ritrovare qualcosa di eccezionale con Vasili Kandinsky che ci porta ai paesaggi urbani, ma anche e soprattutto alle macchie di colore che aggrediscono, potremmo dire, anche la nostra mente, oltre che stupirci dopo immagini come quelle che avevamo già contemplato. Ecco un altro articolo, il testo è di Elena Pontigia, Là dove la vera natura è il colore. Dall'impressionismo in poi la pittura di paesaggio cambia radicalmente e l'occhio vince sulla realtà. Ma noi preferiamo appunto ammirare, contemplare questo Claude Monet che riporta su tela la meraviglia di uno scorcio celeberrimo di Venezia. Guardate il Palazzo Ducale e soprattutto la vista da San Giorgio Maggiore e siamo già qui all'inizio del Novecento. Non si trova però questo quadro né a Parigi, come ci aspetteremmo al Museo degli Impressionisti, e neppure al Guggenheim di Venezia. È proprio al Museo Solomon Guggenheim di New York. Ogni tanto vale la pena ricordare questi celeberrimi, almeno per gli esperti, mecenati e magnati che hanno messo a disposizione del mondo intero i loro tesori. Sono tesori d'arte che evidentemente hanno compreso che non potevano tenerli nelle loro dimore, ma metterli a disposizione. Noi partiamo proprio dall'aspetto che viene più rimarcato. Gli impressionisti, di cui inizialmente aveva fatto parte anche Cézanne, avevano dipinto un universo composto soprattutto d'acqua, nuvole, foglie, fiori, cose che erano definite leggere e vaganti. Ecco che l'occhio in qualche modo si è già molto riposato con questo tipo di pittura. E Umberto Saba fece appunto questa notazione, rese queste cose leggere e vaganti ancor più lievi dalla forma senza spessore, dal colore chiaro e senza ombre, dalla pennellata rapida a virgole. E quindi con quello che abbiamo visto con Claude Monet già potremmo quasi ritornare anche alle poesie. Non solo contemporanee agli impressionisti, ma anche a quella celeberrima definizione di Omero dell'Aurora dalle dita di rosa. Il rosa può essere impalpabile, ma c'è qualcun altro che preme sul nostro sguardo. Vincent van Gogh, lo vediamo nelle montagne a Saint-Rémy e torniamo un po' indietro rispetto alla tela precedente. Infatti siamo nel 1889,
mentre di 2 anni successivo è quel Paul Gauguin con una definizione haeremai che significa benvenuto, e siamo già in Polinesia, linguaggio appunto come saluto ospitale della gente del luogo. Storie di instabilità, storie di intrecci tra la vita e quello che si vuole esprimere, le storie dei pittori impressionisti, che ovviamente qui non vengono ricordate, le biografie sono state spesso raccontate anche al cinema, ormai vista appunto la passione che non cala per gli impressionisti da parte della gente del mondo intero. Ma le osservazioni che troviamo in questo articolo ci aiutano proprio a proposito ancora di paesaggio. In giugno arriva a Papeete, si parla di Paul Gauguin. Il dipinto è diario dei suoi primi giorni polinesiani, ma anche immagine di utopia. Haeremai significa benvenuto, è un saluto della gente del luogo, espressione letterale completa che significa vieni qui e mangia con noi. Col nuovo secolo il paesaggio subisce altre metamorfosi. Nel 1906 Braque dipinge il paesaggio nei pressi di Anversa. Solo un anno prima, al Salon d'Automne a Parigi, un critico, vedendo le sue opere, quelle di De Rene Vlaeminck accanto ai bronzi di un accademico, li aveva soprannominati fauve. Dal francese fauve significa selvaggi, poi resterà questa etichetta, molto spesso purtroppo messo in ombra da Pablo Picasso, eppure guardiamo già solo la riproduzione di un capolavoro e ci rendiamo conto di quanto sia giusto quello che dice la storica dell'arte. Braque non ci sembra affatto selvaggio, anzi ci appare lirico, con quegli accordi di viola, gialli e rosa che trasformano la terra fiamminga in un mosaico di segni luminosi. Braque spesso è stato visto come l'eterno secondo rispetto a Picasso. In realtà i due erano molto diversi, anche se nella stagione cubista avevano lavorato quasi in simbiosi. Ecco dunque ritornare di nuovo a Vasily Kandinsky, a chiusura di questo articolo pieno naturalmente di dettagli che noi non possiamo che tralasciare. Un olio su tela questa volta, che è denominato Montagna Blu, subito dietro i Cavalieri in primo piano. E adesso invece ci prepariamo a stupirci con una evoluzione della pittura, come tutti sappiamo, ovvero la fotografia. Si tratta proprio di uno scatto di Ugo Mellone, Il tunnel di primavera. E dove si trova questo luogo meraviglioso? Nella Sierra Nevada, siamo in Spagna, ma naturalmente la cosa più splendida è l'occhio e la tecnica del fotografo che hanno saputo riprodurre questo effetto eccezionale su evidentemente acqua, ghiaccio, terra, tutto un insieme di sfumature che davvero ci riportano a quelle bellezze del paesaggio che naturalmente noi in Italia abbiamo in abbondanza. E diamo uno sguardo anche a internazionale. In copertina troviamo addirittura la formula della felicità, secondo un reportage dal paese Finlandia, che ha tanti indicatori in positivo, come vedete anche la famosa sauna e la capacità appunto dei finlandesi di fare trattamenti corporei a base di tanto caldo e tanto freddo, evidentemente è un parametro che viene portato in primo piano. Però quello che c'è in uno scatto veramente curioso non posso trascurarlo, quel che c'è in termini opposti rispetto all'equilibrio, all'armonia che gli argomenti precedenti avevano dato al nostro spirito. Qui invece siamo in Iran e si lavora proprio
per andare in fumo, per far andare persi tra le fiamme i frutti del lavoro. Perché? Perché questi operai nella fabbrica di Bapar Khan Khomeini, nei sobborghi di una cittadina che si trova nell'Iran centrale, cosa fanno? Stanno stampando con la tecnica della serigrafia sul tessuto le stelle e le strisce della bandiera statunitense e la stella di David su quella israeliana. Eppure tutto questo, la fabbrica è la principale produttrice di bandiere sia israeliane che statunitense, sarà bruciato in segno di protesta alle manifestazioni che continuano a svolgersi nella Repubblica Islamica. È davvero non solo curioso, non solo colpisce appunto questo che abbiamo visto e che si fa anche quasi paura a riguardare. Perché avremmo tutti bisogno di un mondo in cui non si crea lavoro soltanto per avere uno strumento in più per odiare gli altri. Ecco dunque il nostro mondo che bussa con le sue grandi contraddizioni. Questa volta però le abbiamo viste un po' meno, questa volta abbiamo lasciato che il nostro occhio fosse arricchito dallo splendore del paesaggio e dell'arte.